Buongiorno a tutti. In occasione della festa del papà, la Fondazione Onda organizza un weekend di sensibilizzazione della popolazione sul tumore della prostata, che prevede servizi gratuiti, clinico-diagnostici e informativi all'interno degli ospedali del network dei Bollini Rosa. Ogni unità operativa di urologia dell'ASLA ha attivato iniziative di divulgazione e consulenza nei confronti della popolazione maschile coinvolta. La sede di Forlì da me diretta ha aderito realizzando due importanti appuntamenti con libero accesso alla giornata di venerdì 18 marzo. Il primo appuntamento nella mattinata di venerdì 18 marzo, dedicato a colloqui telefonici con consulti da parte dello specialista urologo sul tema la prostata. Il secondo, quello al quale state partecipando su questa stessa pagina e sul canale YouTube dell'AS della Romagna, sul tema carcinoma prostata, l'urologo ti accompagna dalla prevenzione alla diagnosi alla cura. Cercherò di rendervi facile la conoscenza di una malattia così importante per l'uomo e spero sia possibile nelle prossime settimane accedere alla registrazione attraverso il portale web della nostra azienda ASL della Romagna, consentendo così la possibilità a chi non ha potuto seguirci in questa giornata di ascoltare la relazione che ci apprestiamo a fare. Prima di tutto dobbiamo, parlare dell'anatomia dell'apparato urinario. I reni sono due organi pari, che, hanno il compito principale di filtrare il sangue dalle sostanze tossiche, eliminando le scorie attraverso le urine che si raccolgono all'interno delle cavità renali, quindi a livello della pelvi, degli ureteri, in vescica. Attraverso la vescica, che ha la funzione di un serbatoio dove le urine si vanno a raccogliere, queste vengono eliminate attraverso l'uretra all'esterno. La prostata è una ghiandola che si viene a localizzare proprio intorno all'uretra, al di sotto della vescica. E infatti può essere facilmente valutata ed esplorata attraverso l'esplorazione rettale, proprio per il suo intimo rapporto con la parete dell'eretto. I tipi di malattie che possono coinvolgere la prostata possono essere patologie di tipo infiammatorio, prostatiti, oppure di tipo benigno, quali l'ipertrofia prostatica benigna o il tumore. Possiamo valutarla e considerare la prostata attraverso l'esplorazione rettale. La sintomatologia sarà caratterizzata prevalentemente dall'aumento del volume della ghiandola stessa, con sintomi prevalentemente di tipo urinario. Ma se noi consideriamo la prostata nel suo insieme, vediamo che questa può essere paragonata in modo molto facile a quello che è un uovo sodo, dove la parte centrale è costituita dalla ghiandola che va incontro all'ipertrofia e alla patologia prostatica benigna, mentre la parte periferica è rappresentata dall'albume ed è quella che può ammalare di tumore prostatico e che presenta intimi rapporti con la muscolatura dello sfintere striato, muscolo deputato alla continenza. Ipertrofia benigna della prostata e carcinoma prostatico sono malattie indipendenti. Possono essere associate nella stessa prostata, ma sono indipendenti le une dalle altre. La sintomatologia è molto spesso legata al volume che raggiunge la prostata, quindi compaiono prevalentemente sintomi ostruttivi con riduzione del flusso urinario, oppure in taluni casi sintomi che noi definiamo di tipo irritativo, caratterizzati da una frequenza menzionale, da urgenza, talvolta anche da un urge incontinence, cioè da perdita di qualche goccia di urina se i sintomi di urgenza sono molto accentuati. Nel carcinoma prostatico i sintomi a volte sono pochi e assolutamente aspecifici. Quindi la diagnosi come viene fatta? Attraverso quello che è il dosaggio della PSA, antigene prostato specifico, attraverso l'esplorazione rettale e comunque la diagnosi di certezza è fatta con l'ecografia transrettale più biopsia. Negli ultimi anni l'utilizzo della risonanza magnetica multiparametrica ha aiutato moltissimo nella diagnosi, nella stadiazione locale, loco-regionale del tumore prostatico.
In particolare, la risonanza può evidenziare in determinate scansioni delle alterazioni specifiche del tessuto prostatico, valutandone le dimensioni, le caratteristiche, i rapporti con organi adiacenti, quali il fascio vascolo nervoso che è deputato alla conservazione e al mantenimento dell'erezione, alla presenza eventualmente di linfonodi. Esistono attualmente nuove piattaforme che consentono di fondere l'immagine della risonanza con l'immagine ecografica in modo tale da guidare in modo specifico e selettivo il prelievo biottico che noi faremo a livello della ghiandola prostatica stessa. Il PSA è un antigene prostatospecifico, può essere presente in forma totale o in forma frazionata, libero totale. Può aumentare in casi diversi dal carcinoma, per esempio in presenza di un'infiammazione, prostatite, quando la prostata sia di grandi dimensioni oppure quando abbiamo un tumore della prostata. Il rapporto libero totale, quindi il frazionato, diminuisce in presenza di carcinoma. Ma il PSA presenta dei sintomi di debolezza, che sono caratterizzati dal fatto che non è tumore specifico, ma è un marcatore tessuto specifico della prostata. Come tale, i livelli di PSA circolante sono associati prevalentemente alla quantità di tessuto prostatico presente. Questi punti di debolezza non sono eliminabili. Quindi noi non possiamo pensare al PSA come a un marcatore ideale, bianco-nero, normale, malattia benigna, valori elevati, cancro della prostata, ma esiste una zona attualmente grigia nella quale il PSA può essere elevato sia in presenza di patologia benigna che in presenza di carcinoma prostatico. L'esplorazione rettale è molto importante, consente di valutare il volume e le dimensioni della prostata e l'eventuale consistenza. Quando positiva ci può permettere di riconoscere un carcinoma della prostata nel 70-90% dei casi. Questo proprio per il rapporto che la prostata contrae con il retto. Possiamo valutarli, come abbiamo detto, volume e dimensioni, consistenza e soprattutto verificare la presenza di eventuali noduli, soprattutto nella porzione più periferica della ghiandola. La diagnosi è comunque una diagnosi istologica che viene eseguita mediante ecografia prostatica transrettale. I prelievi possono essere fatti sia per via transrettale che per via transperineale, quindi attraverso la cute che si localizza fra lo scroto e l'orifizio anale. In questi casi la sonda consente di individuare la ghiandola prostatica. Se facciamo una tecnica fusion biopsy, di biopsia di fusione, utilizziamo delle piattaforme per cui l'immagine di risonanza viene fusa con quella ecografica e in tempo reale possiamo andare a fare il prelievo nelle zone target, cioè nelle zone bersaglio che noi abbiamo precedentemente individuato. Ma va ricordato che la risonanza non è solo importante nella diagnostica. Per esempio qui si vede la ghiandola prostatica, il retto, le strutture muscolari circostanti con la presenza di un'area ipointensa in T2 che è particolarmente sospetta per un'area di alterazione neoplastica. Esistono altre indagini che stanno prendendo sempre più piede, quali per esempio la PET PSMA, che può consentire di fare una diagnosi più accurata del tumore primitivo, come in questo caso nelle due immagini di confronto, ma nei tumori più aggressivi di più alto grado può consentire di individuare lesioni che TAC e scintigrafia non hanno precedentemente evidenziato, andando a individuare quindi dei tumori che hanno un'estensione non più solo loco regionale, ma sono presenti i linfonodi a distanza, cambiando pertanto quello che è l'approccio di tipo terapeutico. Ma i tumori prostatici sono tutti uguali? No, il tumore viene classificato in base al grado, cioè le cellule possono essere classificate dall'anatomopatologo a seconda della loro aggressività con delle variazioni di tipo numerico, allo stadio, quindi alla reale diffusione della malattia a livello locale o a distanza, e ancora dalla PSA. Tutti questi parametri insieme consentono di attribuire alla malattia tre diversi classi di rischio che modificano quello che è l'approccio terapeutico: un rischio intermedio, un rischio basso, un rischio intermedio e un rischio alto.
Queste sono la classificazione, così come vi ho appena accennato, in base alle mie guide europee, che sono un po' la Bibbia dell'urologo: il basso rischio, quello che ha un PSA basso sotto a 10, dove il Gleason score, che quindi è il grado come viene interpretato dall'anatomopatologo, è inferiore a 7 ed è assolutamente localizzato, confinato a livello della prostata. Nell'intermedio i valori di PSA tendono ad aumentare, così pure il Gleason e così pure l'alto rischio. I numeri del cancro sono molto importanti perché la dimensione del problema è veramente importante. Infatti noi vediamo che l'incidenza del tumore della prostata nel 2020, sono stati pubblicati questi dati dove si attendono circa 36.000 nuove diagnosi e la neoplasia prostatica è la più frequente nel maschio, pari circa al 19%. La sopravvivenza netta a 5 anni è del 92%, del 94% a 10 anni. La prevalenza si considera che circa 564.000 uomini sono viventi in Italia dopo diagnosi di tumore di prostata, quindi la dimensione del problema è veramente importante. Anche qui vediamo come vi sia una correlazione con l'età: dopo i 50 anni è il tumore più frequente nel maschio, mentre prima dei 50 anni il tumore più frequente è rappresentato dal testicolo. La sopravvivenza a 5 anni è molto buona perché è pari al 92%. L'epidemiologia dell'ipertrofia prostatica benigna e del carcinoma prostatico sono correlate all'età, infatti la frequenza aumenta con l'aumentare dell'età. Quando si parla di tumore della prostata, un altro fattore di rischio molto importante è la familiarità. Questo è un dato molto importante, perché nell'ambito di una famiglia dove è presente un altro caso di carcinoma prostatico, l'indicazione a sottoporsi più precocemente a una visita specialistica da parte dell'urologo e un dosaggio del PSA diventa importante, perché il rischio di ammalare è pari al doppio perché ha un parente consanguigno, padre o fratello, con la malattia rispetto a chi non ha nessun caso. Possono essere presenti in alcune famiglie delle mutazioni di alcuni geni, BRCA1 e BRCA2, che sono coinvolti per esempio nei tumori del seno, dell'ovaio, nel tumore del colon non poliposico ereditario, che possono aumentare il rischio di cancro della prostata. E in più, estremamente importante, sono gli stili di vita. Quindi una dieta ricca di grassi saturi, l'obesità, l'ipertensione, la mancanza di esercizio fisico sono alcune caratteristiche che, molto diffuse nel mondo occidentale, possono favorire sia lo sviluppo che la crescita del tumore della prostata. A tale proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo IARC, ha così stilato una sorta di decalogo o di codice europeo contro il cancro, dove sono elencati le abitudini che dovremmo caldeggiare, favorire e quelle che dovremmo assolutamente evitare. Quindi non fumare, liberare la casa dal fumo, mantenere un adeguato peso sano, adeguata attività fisica, adeguata dieta. Questo è estremamente importante, quindi consumare prevalentemente cereali integrali, legumi, frutta, verdura, ridurre il consumo di alimenti ipercalorici, evitare carni conservate, carni rosse e elevato contenuto di sale e ancora gli alcolici. Il decalogo si conclude con la sponsorizzazione di alcuni screening per il cancro, quali per esempio l'intestino nell'uomo e nella donna, il seno e il collo dell'utero per le donne. Ma lo screening del carcinoma prostatico è corretto, va fatto, va eseguito? Allora, il contro a tutto questo è che sicuramente è un tumore ad alta incidenza nei maschi dopo i 50 anni e potrebbe essere diagnosticato facilmente con l'esposizione letale PSA, però se noi lo facciamo in modo indiscriminato a tutta la popolazione, abbiamo la possibilità di diagnosticare tumori clinicamente non significativi, quindi con un rischio di sovradiagnosi, di sovratrattamento e pertanto con delle implicazioni sulla qualità di vita dei nostri pazienti decisamente importanti. Ma sulla terapia del carcinoma prostatico qualcosa è cambiato. Dai primi anni 80, dove la terapia era esclusivamente una terapia con farmaci, con una terapia ormonale,
Ora si ipotizzano vari scenari che vanno dalla sorveglianza attiva, alla terapia chirurgica, alla radioterapia, alla terapia medica. La sorveglianza attiva è una modalità di trattamento che va indicata nei tumori a basso rischio, a bassa aggressività. Prevede un monitoraggio del PSA ogni tra 6 mesi, una esplorazione digitorettale ogni 6-12 mesi e biopsie addizionali con la possibilità di intervenire solo in caso di aumento del PSA o qualora nella biopsia di ristadiazione vi sia un peggioramento di quello che è il quadro clinico. A differenza della sorveglianza attiva, la vigile attesa va praticata prevalentemente negli uomini molto anziani o già colpiti da altre gravi patologie e lo scopo della cura in questo caso non è guarire il malato, ma proteggere quella che è la qualità di vita. E quindi la proponiamo nelle persone oltre che con un'aspettativa di vita inferiore ai 10 anni e il trattamento sarà solo la comparsa dei primi sintomi. La terapia chirurgica. La terapia chirurgica si va da quella tradizionale, open, con l'incisione cutanea classica, a quella mini-invasiva, laparoscopica o, negli ultimi anni, dalla prostatectomia radicale robotica o laparoscopica assistita. L'intervento consiste nell'asportare completamente quella che è la ghiandola prostatica, che si viene ad alloggiare intorno all'uretra, fra vescica e uretra. Una volta che noi abbiamo asportato la ghiandola, le vescicole seminali e i linfonodi loco-regionali, deve essere rifatta l'anastomosi, quindi ricreata la continuità fra vescica e uretra. È ovvio che con questo tipo di trattamento, di procedura, sarà resa molto più facile, molto più accurata e precisa con le tecniche mini-invasive, in particolare con la tecnica robotica. Ricordiamo ancora come la prostata abbia rapporti di vicinanza, di contiguità con lo sfintere, il muscolo che è deputato al controllo della continenza. Infatti, le terapie chirurgiche possono essere gravate da complicanze legate all'incontinenza urinaria, con le nuove tecniche veramente molto rara, oppure a problematiche legate alla comparsa di deficit erettile. Anche in questo caso la tecnica robot assistita può essere un valore aggiunto e può ridurre, proprio perché la visione è estremamente magnificata e ingrandita, può essere più precisa e più accurata. Quindi la laparoscopia urologica robotica può rappresentare il futuro? Siamo partiti dal 1999, quando la Intuitive Surgical metteva a punto il suo primo robot chirurgico, che per le caratteristiche fu chiamato proprio robot Da Vinci, in onore di Leonardo Da Vinci. I pazienti affetti da carcinoma prostatico che vengono operati nel mondo annualmente con tale strumento hanno superato il numero di 100.000. In Italia esistono molte piattaforme robotiche e attualmente in Italia i robot in utilizzo sono 130. La tecnica prevede un accesso videolaparoscopico, cioè si penetra all'interno della cavità addominale attraverso strumenti che sono i trocar che consentono di visualizzare le strutture anatomiche. Le caratteristiche sono quelle di avere una visione tridimensionale e soprattutto, a differenza della laparoscopia, gli strumenti dedicati hanno la possibilità di muoversi in tutte le direzioni come le nostre mani, a differenza degli strumenti laparoscopici. Quindi avremo la possibilità di identificare in maniera ottimale i fasci neurovascolari deputati al meccanismo dell'erezione, potremo fare una preparazione adeguata dell'apice della prostata e dell'uretra membranosa e delle strutture sfinteriali, quindi con preservazione e conservazione di quella che è la continenza urinaria. Questa è un'immagine dove si identifica come il robot viene approcciato durante l'intervento chirurgico, il paziente è sul lettino operatorio, a testa in giù, le braccia del robot penetrano attraverso i trocar all'interno della cavità addominale e l'operatore si trova in una console a distanza, mu può muovere come un joystick di un videogioco gli strumenti robotici. Accanto a quella che è la tecnica chirurgica abbiamo la radioterapia.
La radioterapia può essere fatta a scopo terapeutico, quindi come primo trattamento, da solo in associazione nelle forme più ad alto rischio alla ormonoterapia, oppure può essere fatto dopo intervento chirurgico, quando vi sia un'estensione della malattia al di là dei margini di resezione, oppure quando vi sia una ripresa del PSA dopo un trattamento terapeutico primitivo, quale la prostatectomia radicale o la radioterapia. Ancora può avere una finalità palliativa quando possa essere utilizzato per controllare la sintomatologia dolorosa nei pazienti che presentano metastasi ossee. È fondamentale ovviamente fare un'adeguata pianificazione di trattamento e del volume da irradiare, quindi la pianificazione del trattamento è assolutamente personalizzato e confezionato sul paziente che dovrà essere trattato, al fine di raggiungere la massima dose di radiazione sul volume bersaglio, risparmiando quelli che sono gli organi sani, ad esempio anteriormente la vescica e posteriormente quello che è il retto, quindi la massima dose sarà erogata a livello della ghiandola prostatica. Accanto alla radioterapia esterna possiamo avere la possibilità di usare delle semi che emettono radiazioni e questi sono rappresentati dalla brachiterapia con un impianto permanente, come in questo caso, questa è un'indagine radiologica che fa vedere dei piccoli semini che sono alloggiati a livello della ghiandola prostatica. Oppure temporanea, raggiungendo in questo caso alte dosi, con la necessità di far arrivare questi semi radioattivi mediante canali che vengono localizzati a livello della prostata e che sono lasciati in sede per qualche giorno. Questo è il meccanismo attraverso il quale noi andiamo a posizionare questi semi all'interno della ghiandola prostatica stessa, attraverso la sonda transettale che guida il posizionamento dei semi stessi. E la terapia focale è sicuramente estremamente interessante, ancora è una terapia di tipo sperimentale. Può essere fatta sia con gli ultrasuoni ad elevata frequenza, l'AIFU, oppure con il freddo, quindi con la crioterapia. È indicata prevalentemente nei tumori a basso rischio e quindi localizzati a livello della ghiandola prostatica. La terapia medica può essere fatta con l'ormonoterapia o con la chemioterapia. L'ormonoterapia ha come obiettivo quello di abbassare il livello del testosterone, che è un ormone maschile che influenza la crescita del cancro della prostata. Può essere fatta da sola o in associazione ad altri approcci, quali la radio o la brachiterapia. Gli obiettivi finali sono comunque il controllo della malattia in stadio avanzato o metastatico, dopo chirurgia, radioterapia o brachiterapia, se il livello del PSA continua ad aumentare, prevenire la ripresa di malattia se i linfonodi risultano invasi dalle cellule tumorali o nei tumori a rischio intermedio o alto, in combinazione, in associazione con la radioterapia a fasci esterni. Ha anche il significato di poter portare una riduzione del volume della prostata. La terapia medica del tumore della prostata sta compiendo passi da gigante, è in rapidissima evoluzione. Alla terapia classica si sono affiancati nuovi farmaci che possono essere somministrati per via orale e che danno buoni risultati in campo terapeutico, quali per esempio l'abiraterone acetato, l'enzalutamide e la palutamide. La chemioterapia invece viene destinata a pazienti che non rispondono più alla terapia ormonale e si parla pertanto di pazienti resistenti alla castrazione chimica, sia in presenza che in assenza di metastasi, e questi i farmaci prevalentemente impiegati sono rappresentati dai taxani. Infine, per concludere, possiamo parlare della terapia radiometabolica, cioè la possibilità, per esempio, di utilizzare della radio 223 in presenza di pazienti con carcinomi con metastasi ossee diffuse, oppure di una nuovissima strada che stanno iniziando a percorrere i medici nucleari, quali la teranostica. E cioè questa è la cosiddetta medicina di precisione, perché mira a colpire solo le cellule malate, utilizzando delle sostanze radioattive come il lutezio, che va a marcare il PSMA,
che si può andare ad agganciare in modo specifico alle cellule tumorali che producono quello che è il PSA. Questo farmaco viene introdotto per via endovenosa e può andare a fornire le radiazioni ionizzanti direttamente nei tessuti malati, risparmiando quelli che sono i tessuti sani. I risultati sono particolarmente incoraggianti, soprattutto nei pazienti con tumore della prostata resistente alla castrazione, rispetto a quelle che sono le terapie convenzionali che ormai non sono più efficaci, potendo quindi ritardare il tempo di progressione rispetto alla terapia standard e ridurre anche il rischio di morte. Ovviamente queste terapie sono ancora sperimentali e vanno eseguite solo in casi più che selezionati. Grazie per l'attenzione.